Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Parlo con un tono di voce non troppo alto e squillante perché c'è Mattia dietro che dorme sul divano e ultimamente i pisolini della mattina e del pomeriggio li sta facendo o sul nostro letto o sul divano, perché secondo me in camerina sua c'è un po' caldo. Comunque questo non ci interessa, perché questo è un video haul di shopping di prodotti beauty e per la casa. Sono stata al CAD che ha cambiato nome, anche se sullo scontrino c'è scritto CAD, però si chiama Caddis. Non so che cosa, cioè, sia cambiato poi in soldoni, però sempre per me CAD rimane. E niente, dovevo prendere alcune cose che mi mancavano, tipo solventi per unghie, e poi ho finito per spendere 50 euro perché ho trovato altre cose in offerta che mi servivano oppure che comunque utilizzo spesso, e adesso ve le vado a far vedere, anche perché ci sono dei prodotti interessanti dei quali vi voglio parlare. Allora, ho preso, senza perdere troppo tempo, una confezione da 4 rotoli di Cartigianica Tempo. Questa non l'ho mai provata. Comunque era un'offerta, costava 2 euro e visto che eravamo senza l'ho presa. Poi un pacchetto di fazzoletti di Minions a 1 euro, una confezione di due, no, due, sono addirittura tre confezioni di salviette umidificate con latte detergente e talco liquido, fondamentalmente per Mattia, però nulla vieta che io le usi anche qua per la postazione. E queste erano in offerta a 3 euro, 3 pacchetti. Poi, sempre di cose per casa, ho preso il sapone liquido idratante elimina odori della Fresh & Clean, che ve ne ho parlato in tanti video. Questo lo prendo solo quando è in offerta, perché altrimenti, che costa 1 euro, altrimenti ne costa più di 2 e sinceramente lo trovo un prezzo eccessivo. 1 euro è perfetto e quindi me lo sono subito accaparrato. Poi 40 dischetti struccanti, sempre della marca Fresh & Clean. Non li ho mai provati, ero curiosa anche perché questi hanno il bordo cucito e sono costati solo 1 euro. Ho trovato una ricarica di ammorbidente, io non lo uso praticamente più l'ammorbidente, mi trovo benissimo senza, però in alcune tipologie di lavatrici magari ce ne metto proprio un goccino, e visto che la profumazione di un non mi ricordo, di un Lenor che ho, non mi piace perché la trovo troppo forte. Ho trovato nella confezione, la confezione Risparmio, coccolino aria di primavera, e ho voluto prendere questa per 1 euro, tanto per averne uno da tenere, che non mi prende neanche troppo posto e da utilizzare all'occorrenza. E poi in offerta a 3 euro ho preso il detersivo per lavatrice ecodetergente ipoallergenico profumato con oli essenziali 100% attivi di origine vegetale, completamente biodegradabile, e di qua dice 24 lavaggi. Questo qua lo conosco bene e è molto buono. Sinceramente, insomma, io mi ci trovo bene e lo trovo anche delicato. Un pacchetto di Salva Slip in offerta a 1 euro, e poi mi sono ripresa la scorta che devo sempre avere perché non possono mai mancare queste due maschere, all'olio di macadamia e all'olio di argan della Omia. Lo sapete, ormai sono 3 anni e mezzo che ve ne parlo, io le adoro, pi più di tutti quella alla macadamia, e visto che insomma, ho terminato le scorte, le ho trovate a 3 euro e me le sono volute prendere. Non mi ci soffermo più di tanto perché appunto me ne avete sentito parlare in lungo e in largo. Le trovo veramente fantastiche. Il rapporto qualità-prezzo è veramente fantastico e quindi già costano poco. Quando poi si trovano in offerta conviene prenderle. Poi ho preso in offerta il colore per i capelli, che è costato 6,99, penso 7 euro invece di 10, e ho deciso di prendere questo qua, il Custom Cream Gloss nella colorazione 515 marrone cioccolato.
alla pappa reale senza ammoniaca. Qua dice dura fino a 28 shampoo, riflessi ultra brillanti e visibili. Mi sono appunto rifatta il, cioè ormai è tanti video che me lo sono fatto, mi sono rifatta il colore di L'Oreal della linea Prodigy, mi ci sono trovata molto bene. Non mi ricordo di preciso la numerazione, forse un pochettino lasciava i capelli opachi, nel senso che non lo trovo, cioè magari io ero abituata con l'effetto che faceva la CC di Collistar, lascia i capelli molto luminosi, i colori, le colorazioni permanenti sono diverse e vediamo ora con questa come mi trovo. L'altra volta ero indecisa fra le due, decisi di prendere la Prodigy perché era anche in offerta, questa volta ho trovato questa in offerta e quindi provo anche questa. Come leva smalto ne ho presi ben 3. Allora, ho preso il solvente per unghie, questo qua è con acetone, quando voglio fare proprio iperveloce o comunque di scorta non fa niente che all'acetone, è vero che le va un po' più a rovinare di quelli senza acetone, però è anche vero che è quello che proprio toglie meglio di tutti. Poi a 1 euro e qualcosa, vediamo, ecco, si sono messi a far casino proprio adesso. Comunque a 1,50 euro tipo ho preso questo solvente della Parisienne che vi ho fatto vedere anche in un video dei terminati, questo invece è senza acetone, mentre sempre in un video di prodotti terminati o vi ho fatto vedere o vi dovrò far vedere comunque, perché non so quando lo pubblico rispetto a questo video, ho preso il leva smalto di immersione al delicato profumo di vaniglia della marca Fanny Makeup. Praticamente l'altro che avevo prima aveva una confezione nera ed era di un'altra marca, forse Mille Luci, non mi ricordo di preciso. E niente, questo è un solvente immersione, si mette il dito e si sistemano le unghie che ci interessano. E questo ha acetone al suo interno ed è costato 1,90 euro. Ho ripreso le striscette depilatorie viso e bikini che utilizzo per farmi il baffetto e qualche ritocco della Geomar, sono 20 strisce con più 3 salviettine post epilazione che non sono per niente male, e anche le salviettine intendo, e le striscette mi ci sto trovando molto bene perché le trovo efficaci però allo stesso tempo non sono aggressive. Quindi sono queste e le ho pagate, ve l'ho detto, 3,79 euro. Poi ho preso 2 deodoranti, ho preso il roll-on della Dove che è più pratico da portare in vacanza rispetto a quelli a spray, e questo era 1,99 euro, e sempre in offerta 1,99 euro ho preso il Nidra Deolatte idratante alle proteine del latte 0% alcol, questo qua. Io ho adorato le saponette e anche il detergente intimo, ve ne avevo parlato in un altro video, che tra l'altro se ritrovo, avevo girato una specie di vlog, se è abbastanza piccolino metto tutto insieme e se riesco a editarlo vi metto tutto insieme, vi metto il video haul e anche il vloggino, ma non lo so ragazzi, vediamo un attimo, e niente, sono curiosa di provarlo questo. E poi ho preso delle beauty blender, allora non riesco a trovare il prezzo di queste qua piccoline che sono le mini spugnette makeup dettagli viso della marca Royal Beauty, ce ne sono 2 al suo interno e sono fatte così, questa è leggermente a una rientranza fatta più a clessidra diciamo, e questa invece sembra proprio una pera. Le proverò e vi farò sapere come sono. Non nutro forti aspettative, questa la sento duretta, questa la sento un po' più morbida, ma almeno così a sentirle non mi ispirano più di tanto. E poi invece a 4,90 euro ho preso la spugnetta vetto per fondotinta di Emanuela Biffoli, in attesa di ricomprare anche un'altra beauty blender. Ho trovato questa a 5 euro, mi ha incuriosita e l'ho voluta provare, ed è rosa, forma abbastanza classica, almeno a sentirla così è un po' dura, però si sa, poi dopo quando si vanno a bagnare non solo si ingrandiscono ma si ammorbidiscono anche alcune, altre fanno beep, però
staremo a vedere, ero curiosa di testarle. E niente ragazze, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto prima da CAD, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato qualche spunto per i vostri acquistini. E niente, vi mando un bacio grande, ciao e al prossimo video.